Presso il liceo scientifico Pisacane di Padula fervono le attività in vista delle numerose competizioni che vedranno protagonisti gli studenti nelle prossime settimane. Davvero tante le manifestazioni alle quali hanno aderito i ragazzi dell'Istituto Padulese, a partire dalle Olimpiadi della Fisica per le quali la selezione provinciale è in programma il 13 febbraio a Salerno e vedrà in campo una squadra di 5 ragazzi. E dalle Olimpiadi della Matematica per le quali la selezione provinciale è in programma invece il 19 febbraio a Fisciano e dalla quale parteciperà una squadra di 4 studenti. Poi le Olimpiadi del Patrimonio a cura dell'ANISA, Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell'Arte, in collaborazione con il MIUR, dal titolo Comunicare il Contemporaneo, a cui parteciperanno 2 squadre per un totale di 6 ragazzi il prossimo 6 marzo a Napoli. E poi ancora le Olimpiadi della Chimica, di cui si attendono di conoscere le date precise e le modalità di selezione. Nel frattempo gli studenti del Pisacane continuano le tante attività svolte nei moderni laboratori di fisica e scienze, nel laboratorio di informatica ed in quello di linguistica. Grande la soddisfazione del dirigente scolastico Liliana Ferzola per i tanti studenti di terza media e per le loro famiglie che stanno scegliendo il liceo scientifico di Padula per l'anno scolastico 2015-2016. Le iscrizioni sono ancora possibili fino al prossimo 15 febbraio e possono essere effettuate presso la nuova sede del liceo Pisacane in via Salita dei 300, dove il personale docente e ATE è a disposizione per la compilazione dell'iscrizione online. È anche possibile effettuare le iscrizioni sul web sul sito www.icpadula.it cliccando sull'apposita sezione Iscrizioni online.